Tonino Dati, tu sei stato una delle vecchie glorie dei colori rossoneri alla sinistra dal 52 al 59. Poi la tua carriera è cambiata, sei diventato sindaco di San Vito, sei cittadino sanvitese, però il colore rossonero sempre nel cuore. Il primo amore non si dimentica mai. Io ho iniziato nel 52, avevo 16 anni con il Lanciano. Fino al 59, dopo aver vinto il campionato di promozione per andare in quarta serie. Dal 59 io sono passato calcisticamente col Torre Maggiore sempre in quarta serie, Torre Maggiore, provincia di Foggia. Poi ho smesso presto, ho iniziato presto e ho smesso nel 63, avevo già finito. Che ricordi ha di quegli anni 50 rossoneri? Gli anni più belli di un ragazzo che non conosceva il campo sportivo, ma conosceva piccoli spazi delle città. E il campo sportivo ti dava la dimensione diversa. E allora ci stava tanta gente dove veniva a vedere la partita, anche se ci stava molta disoccupazione. Il giovedì, che erano le partite d'allenamento, le tribune erano piene. Il campo stava dove adesso c'è il tribunale. Un ricordo particolare che ti lega a questa avventura di 7 anni con il Lanciano? Ma sono stati tutti anni particolari perché si viveva in armonia, si prendeva poco, quindi eravamo genuini come persone e come atleti. Più facile fare il sindaco o più facile magari saltare gli avversari sulla fascia? Allora io dico ai miei simpatizzanti, ricordatemi la vita calcistica, non la vita da sindaco, quello non mi interessa. Ma quello che era il calcio per me, quello interessava molto. Per il futuro del Lanciano, che cosa ti aspetti? Io mi aspetto che vada sempre su. Io l'ho seguito anche quando, ultimamente, quando stavo in Serie B, ed è stato un peccato che abbia avuto la stessa fine della mia Virtus. Allora Romano, una grande emozione tornare al Biondi nell'anno del centenario, essere a ricevere anche questo premio da parte della società. Che emozioni provi? Le emozioni si provano, non si possono dire. Dimmi degli amori. Ricordi il rossonero, qualche aneddoto? Il rossonero mi ricordò dei aneddoti, ce ne sono stati tanti, ma quelli più importanti sono venuti da fuori. Io avevo un allenatore che era uno di Roma e mi voleva bene, ma stimava molto. Per cui l'anno dopo sono passato alla Lazio, perché alla Lazio lui mi ha segnalato e dopo è cominciata la baraonda, insomma. Però tutto è nato da Lanciano. Sì, diciamo di sì, è nato da Lanciano, però io stavo notando che per esempio tanti meritano, però finiscono lì. Bisogna anche forse avere un po' di fortuna. E io ho avuto la fortuna con questa persona che quando mi vedeva giocare sembrava chissà che. Ecco, Io Romano. però tutto quello che dovevo dare l'ho fatto dopo, perché dopo sono fatto i gol, sono fatto il tutto. Sul calcio moderno che impressione hai? Quale Quello sarebbe? di oggi. Tutti No, sotto quale aspetto? i punti di vista. Il calcio di oggi ti piace? Quello anche della televisione. Certo, mi piace però, mi piace vedere il calcio perché lo vedo, lo seguo, non da tifosissimo, ma lo seguo, ma mi piace perché è cambiato, è più velocizzato, però il problema ci sta quando magari ci sono delle persone che acquistano le squadre, danno i contributi, eccetera, eccetera, e tutto sommato non valgono a niente. Bisogna che ci sia la preparazione, l'affetto
per una città, insomma tutte queste cose extra, no? Perché se uno, io amo il Lanciano e non faccio niente che mi lega al Lanciano, e dico una bugia, e io non sono abituato a dire bugie. Io i gol sono soddisfatto di me stesso perché le gol le sono fatte sempre, e parlo in dialetto con una certa cadenza dialettale, perché io sto a Lanciano, sono di Lanciano, sto a Lanciano. Allora Romano, per concludere, anche in dialetto, un saluto ai tifosi rossoneri, ce lo fai? No, io sono stato rossonero e quindi abbraccio tutti e gli faccio mille auguri di buone riuscite.